guarda un tinto, chi legge, è quello di porsi delle domande senza risposta. Nei miei tinti cerco sempre di dare l'opportunità di ritrovare un filo nascosto dove proseguire una strada, pensando di aver capito e invece tornare a capo. Questo mi piace nel fare arte, ecco, in quello che posso fare io, e così mi piace anche nelle parole e nelle poesie che spesso vengono abbinate liberamente ai miei tinti e in pura libertà, e quindi vedere questo filo che ti porta in avanti e al punto di partenza per ripartire ancora nell'immaginario, nell'inconscio. Questo penso sia la strada, perché questo vuol dire arte che cammina, pensieri che camminano e si intrecciano con più orizzonti, capisci, che non finiscono mai. Quindi il fatto di fare e avvicinarmi ad artisti che abbiano la stessa concettualità, la stessa voglia, no, di portare avanti questo sogno di un'arte che non si ferma, non è statica in qualsiasi ambito, quindi sia dalla scrittura che dalla pittura, questo è parte di me, semplicità, e mi fa felice per quello che faccio. Grazie Emanuela. Io ringrazio voi, ringrazio tutti e spero di vederti anche tu a questa bellissima cosa di Monica e di tutto lo staff a Roma, a giugno, insomma. Bene, speriamo di trovare qualche buon motivo per contaminarci e quindi, come hai detto tu prima, crescere. Certo. Essere, semplicemente essere se stessi per essere il domani. Questa è la cosa importante. Grazie. Grazie. Di Franco Fortini, Dalla collina. Il piccolo roditore che va tra ghiande e cortecce tremando, scruta nella mezza luce fruga la fossa di spini, va via tra le pietre. Tutto è d'accordo. Se tendi la mano puoi di quassù toccare i monti, la città dove eri una volta esistito, gli ingombri di forme del cielo e del tempo, il passato stanchissimo. Vuoi sapere che cosa sarà di te? Vuoi ancora naturalmente saperlo. Molti secoli riposano sotto le nuvole, nella mezza luce sul pendio, dove trappigna il piccolo roditore si rallegra e un ragno si consuma sulla fossa di spini. Tutto quello che vedi sarà ucciso. Già quello che sei è una cartilagine delicata. Gente viene, ti pare di conoscere le voci, senti che ragionano salendo. Non riposano secoli, ma solo qualche estate nella mezza luce sul pendio, dove le pietre non meditano nulla. Tra gli incisivi e le piccole zampe fanno viaggio le formiche. La felce si essicca e si contrae. I semi sgorgano dai loro astucci, provi la forza dell'erba con la mano. Questo resterà di tutto quello che vedi, uno schema di foglia e una coppa di ghianda. Alla forbice in tremito sotto la crosta del pino, che così è bene, confessalo. Le voci sono vicini, amici sono, gente che bisogno non ha né di te né di sé. Alzati, parla. Parla dell'amore che bisogna spezzare e mangiare. Comanda che tempo non c'è, che per sempre tutto, se non si vince, ritornerà.
di come ci hanno uccisi e i nomi dei nemici. Tenta di persuadere, pretendi, interroga. Ma il sasso smosso rotola e sta. Essi vanno e guardano gli sterpi e le pietre, le pigne e le cortecce ancora tiepide, gli incontri del cielo tanto lenti e del tempo, il passato stanchissimo. Vogliono sapere che cosa sarà di loro. Calpestano più lontano. Le voci che ragionavano non si sentono più. Sono passati o sei tu passato? Lo spino, il seme del ragno nell'aria sfinito, dentro la piaga del pino, la piuma presa, il pendio che riposa. Tutto quello che vedi è ancora tuo, eppure volgi il capo e non vuoi guardare. Bene, allora torniamo in onda dopo questa splendida poesia di Franco Fortini e andiamo avanti con La piccola sorpresa, questa antologia di Donika Dabishevich. Non so se l'ho pronunciata bene, è un quarto d'ora che con Emiliano stiamo cercando di cogliere il punto esatto di questa pronuncia. Sicuramente il titolo è giusto nella pronuncia, la tua Robinia, è cura e traduzione di Jazim Haidari, anche questo perché l'ho sentito, l'ho conosciuto. Jazim era presente alla presentazione che tu mi hai indicato. Tra l'altro questo libro ci lega in qualche modo, perché era la presentazione di un libro, un altro, di Pino Aprile, appunto. Io sono arrivato un po' prima e ho incontrato la presentazione di questo libro, La tua Robinia, della casa editrice Ensemble, e ho registrato, ho aperto il registratore e ne è venuto fuori questo che ascolterete tra poco. Ascoltate bene, perché la poesia viene declamata nella lingua originale e poi appunto nella traduzione italiana, quindi c'è veramente da scoprire delle cose interessanti. Gledes zote nteshin ajutare tu un gjith shtegut nui kristal gurash tu inotu tu i bafras krestin ven hiet shelgut nai kalor stral tu eshitu jam on tu e pus lirin. Lirin që e ka marë, lirin që s'pa kam falë. Zote, letë këqyrë seri, letë plasë prej mjerimi, letë desë prej dëshprimi. Oj, oj, oj. Che Dio possa morire. Se vedete qualcuno tra i viandanti salendo per i sentieri, nei laghi alpini nuotando, salutando le stagioni all'ombra del salice, guardando un cavaliere che fugge, quella sono io, che bacio come una folle la libertà che nessuno me l'ha donata. Che Dio possa vedermi crepando di invidia e morire per la disperazione. Oi, oi, oi. Epitaf. E mrekullume me fryman e kurmin tant, due me t'kujtu si burin tant jetës, mat madhen, mat mbrapshten, mat forten. Kelshura i gzimi e mort mjellen mue, dashnia e dhimta, epshi, e zia jam. Epitaffio. Meravigliosi il tuo respiro e il tuo corpo. Voglio ricordarti come l'uomo
della mia ferita, vigoroso, malvagio uomo quercia. Hai seminato radici di gioia e di morte in me, amore e dolore, eros e lutto per me. Mal. Svoj mi ha kuptuta na grishjet shpirtit me tan këtë mal mëngjesi. Për plasma trupit lakuritsin e qil ma shpirtin. Në natyr tam është me dëdasht fort. Me të lakmu e deri në adhurem, pambarem. Le të derë dhe të fuqeshëm edhe ky mal i gjanave të pamunduna. Se trupi shlirohet sklavnije post me deka. Nostalgia. Non riesco a placare le grida delle mie ferite in questa mattina di malinconia. Concedimi la tua nudità, entra nelle mie vene, raggiungi il mio centro, vivo in te, amo in te le cose infinite. Accogli la mia nostalgia, l'impossibile. Liberaci dalla quotidianità. Ecco, questa è Donika Dabicevic, ciò che distingue i versi di questa poetessa kosovara è scritto nel retro di copertina, è l'aspetto carnale dell'amore, sa comunicare con il proprio corpo e con la propria femminilità. È potente Fabio, la sua poesia. E, la poetessa kosovara possiede un'enorme potenzialità creativa, il suo linguaggio poetico avvolto da un fascino orientale, è prepotente e suggestivo, senza cadere in, un volgare erotismo, e mira la bellezza come punto di arrivo. È da notare che i testi in albanese sono stati scritti in dialetto Geg dell'Albania del Nord. Quest'opera in bilingue rappresenta la prima pubblicazione di una vera voce femminile del Kosovo in Italia. Dicevi, Emiliano, prego. È molto potente la sua poesia, arriva, spacca. Lo sai perché noi la avvertiamo come una poesia potente? Perché è una poesia che affonda le proprie radici nella classicità, e per quella parte di mondo classicità vuol dire soprattutto i miti greci, i miti dei Pelasgi, da cui appunto quella popolazione si vanta di derivare, e quindi abbiamo nelle orecchie un po' questo linguaggio mitico che serve a parlare dell'amore, ed è così, i toni sono molto forti. La tua robinia in lingua kosovara vuol dire la tua schiava, cioè nel rapporto d'amore c'è quest'idea del possesso che per noi ormai è superata e però appartiene in qualche modo alle nostre radici, l'abbiamo dovuta appunto in qualche modo superare e culturizzare. Allora adesso ascoltiamo la seconda parte di questa registrazione presso l'Enoteca Letteraria, che parla invece di un altro aspetto importante della poesia kosovara, la besa, cioè la parola data. Qualcosa in più. La robinia è una specie di trofeo di guerra, cioè una donna, una, non voglio dire la parola schiava, ma una schiava che si dona a chi l'ha vinta in battaglia. E questa è un'immagine molto forte e estremamente anche cruda, e dà bene l'idea della cifra che pure in italiano arriva attutita, ma che è molto forte, e soprattutto dà l'idea della carica passionale che questi versi hanno, perché definirsi una specie di schiava d'amore o trofeo di guerra dà l'idea dell'abbandono totale che in questi versi è sottinteso, ma che non è scontato, insomma, specie se vissuto con questa intensità. Una delle prime cose a cui si pensa parlando della recente narrativa, ma anche trasposizioni cinematografiche, quando si parla di cultura albanese, è la Vergine Giurata. E pensavo prima che la robinia è l'esatto opposto di una Vergine Giurata, è invece una figura tradizionale sulla quale poi chiederemo qualcosa a chi ne sa di più, che racconta un altro aspetto, che è una cosa differente. E la
crudezza di questi versi.